continuiamo a trovare questo argomento, ma io sono stato informato, ma non perché sono stato informato, abbiamo parlato dopo, immediatamente finita la partita, insieme a Giorgio, al presidente, di vederci la mattina, ma per fare un'analisi di quello che era successo, ma non altri discorsi. Io non ho sentore di questo, ma credo che anche il presidente abbia espresso parole in questo senso, quindi chiudiamo questo argomento e andiamo avanti, nel senso è inutile continuare a parlare di questa situazione qui. Credo che la sua età mi abbia dimostrato, anche nei momenti in cui veramente c'erano delle condizioni, anche perché i primi 2 mesi sono stati difficili, di darmi fiducia, di avere fiducia in me nella squadra. Adesso siamo anche in una condizione completamente diversa di classifica, e se siamo in questa condizione è perché abbiamo fatto qualcosa di veramente importante in questo percorso. Questo però non è sufficiente, bisogna dare tutti di più, sicuramente, in primis io e la squadra, questo è certo. Ne ero consapevole, ne sono consapevole che queste sono delle difficoltà che un tecnico che viene a Pescara deve saper affrontare, deve avere la forza morale, la forza, la determinazione dentro, la convinzione di poter affrontare queste situazioni. Ma queste non cambiano ugualmente, perché io poi non perdo l'equilibrio in campo, non perdo l'equilibrio della mia squadra e voglio il massimo. Se tu guardi il dato di questo campionato, chi è stato in fondo alla classifica? Siamo solo noi e Latina. Tutte le squadre che sono state in fondo, nessuno ha risalito la china, va bene? Anzi, qualcuno ci è finito dentro. Allora, cosa vuol dire questo? Che qualcosa è stato fatto, va bene, nell'atteggiamento anche mentale, anche offensivo, perché se no non si porta una squadra da essere alla 12ª giornata, ultima in classifica, a essere la squadra più prolifica. È chiaro che qualcosa devi. Bisogna trovare un equilibrio, Ma è. scusami, perché se no non si va Ma avanti. l'equilibrio, mi sembra, come hai detto te, fino a una settimana fa l'avevamo trovato, ce l'avevamo. Parte dal presupposto che ci devono dare una sveglia a tutti, in primis io e poi ho detto la squadra. Quindi questo è chiaro, che ci sono delle situazioni che, siccome voglio di più, voglio andare a prendere anche chi magari in questo momento può avere qualcosa da spendere.